Io credo che il Parlamento su questi temi dovrebbe essere unito, la lotta alla criminalità organizzata, alla mafia, alla violenza, il non accettare ricatti contro lo Stato sono ovviamente temi che devono unire e non dividere. Poi ci possono essere soluzioni diverse da parte delle forze politiche di centrodestra e centrosinistra. Donzelli certamente ha usato dei toni che io non condivido, tra l'altro andare a trovare un detenuto in carcere, qualunque sia il reato che ha commesso, è un dovere dei parlamentari, così come non credo che il Partito Democratico, ne mai avrà detto, la storia del PD lo dice, sia tra virgolette contatti, abbia contatti con la mafia, con la criminalità organizzata. Però attenzione a non sottovalutare invece la denuncia politica che Donzelli ha fatto e che noi condividiamo. Non bisogna trasformare Cospito in un eroe. Cospito è un criminale che, come ha detto la Cassazione, deve vedere aggravata la sua pena perché ha fatto un attentato che poteva essere una strage, oltre che aver fatto altri crimini contro le forze dell'ordine e contro anche esponenti della società civile. E se risultano vere i contenuti delle cose che stiamo leggendo, che lo stesso Donzelli ha detto, vuol dire che aveva contatti con la criminalità organizzata, con la mafia in carcere, per organizzare ulteriori manifestazioni o per sensibilizzare contro il 41 bis, e credo che questo sia assolutamente una cosa grave che dovrebbe vederci tutti compatti, non andare e continuare a fare polemiche.